Sono pronto per andare a, come si chiama? A vedere per la marmitta. Ma dimmi te, ma io non so quante macchine ho avuto. Ma è la prima volta che cambio. Addirittura ho avuto una 8,50. Una 8,50 della Fiat. Non ho mai cambiato la marmitta. Cioè, adesso che la Watts. Dove sono i miei occhiali? Che cazzarola! Ah no, metto il cappello. Sono venuto per cercare il cappello e alla fine guardavo per gli occhiali. Che carriera. Chiavi Watts, chiave porta, rastrello chiavi. Hai capito? Qui ho già tutto l'armamentario pronto. No? No, era tutta roba che avevo in macchina. E quindi, fuck it, quindi devo andare. Vista del mattino. E allora, mica quando abitavo Livigno. Quando abitavo Livigno, i padroni, no? Per l'azienda per la quale lavoravo, proprio il rispetto per il personale, nonostante lavorassi come economo per quattro loro alberghi, mi avevano, ma mica lo fanno, sono proprio perché sono ignoranti, capito? Avevano messo di fuori dalla porta, uscivo dalla porta, e c'erano i bidoni dell'immondizia. Capito? C'erano tutti i bidoni dell'immondizia, una cosa incredibile. Ciao, Gindobre. Hai capito com'era? Una cosa incredibile. Eccellente. Guarda che bello.
una Jaguar bellissima. Ecco, qui i pezzi proprio che si sfogliano, che si staccano, una cosa incredibile. Praticamente questi qui adesso chiudono per ferie per 2 settimane, il che non sarebbe un problema, ma mi hanno sparato un prezzo troppo alto e quindi, cazzo, si sta smontando tutto. Ho paura proprio di che tra un momento all'altro vedo il pezzo per strada. Mi ricordo quando ero in Alaska, avevo il Jeep, il CJ5 della Renegade, anzi il CJ Renegade della Jeep. E mentre stavo andando, lì era tutto smontabile, la macchina l'avevo pagata $300 e il passaggio di proprietà l'avevo pagato $15 in Alaska, a Juneau. A quel tempo abitavo in un'isola proprio di fronte, Douglas Island. E beh, niente, al mattino allora vado al lavoro e siccome era estate avevo tolto la porta, no? E mentre vado, a un certo punto era molto arrugginita l'auto, non aveva neanche il serbatoio della benzina, ma aveva un serbatoio di un motoscafo, no? Bella questa statua. Aveva il serbatoio di un motoscafo appoggiato di dietro con il tubo che entrava. Bene, in ogni caso a un certo punto mentre sto guidando si era staccato totalmente il pezzo del no, sopra la ruota del parafango, non il parafango quello anteriore, no, ma quello sopra la ruota si era proprio staccato, me lo vedo passare. Niente, era giusto il ricordo che mi viene in mente ora. Con questo pezzo qua che si sta sfogliando totalmente, sembra che sta cambiando. Ho la macchina che cambia pelle adesso. Niente, fa che devo trovare un altro posto e shit, questo è un problema. Devo trovare un altro posto. Per il momento vado a vedere per una torta per il compleanno della moglie e poi si vedrà. Ok, allora sono andato da un'altra parte e ne metto purtroppo il materiale dopo questo fucking Covid è aumentato e quindi double shit. E quindi niente, quindi fuck it, che devo fare? Adesso volevo mettere la torta nel frigo e quindi, e dopo che cos'altro? Nient'altro, ho fatto l'appuntamento 25 luglio e lascio la macchina lì one week and that's it and let's see how it goes. Cioè neanche con la 850 che ho avuto ho mai cambiato la macchina. Renditi conto il materiale che viene usato per la Watts, ma proprio una cosa, ma neanche nei cartoni animati, hai capito? Ma dai, ma proprio. E poi ti mettono i gadget, un paio di cionfoli, dai, ma che gadget vuoi mettere quando la marmitta si rincoglionisce dopo 40.000 chilometri? Io infatti l'avrei dovuta cambiare già 40.000, hai capito? E non è che tu prendi un'altra ed è diversa, un'altra Watts è diversa, sono tutte fatte così, sono tutte alla Watts.
inutile mettere le Goodrich, come si chiama, i parafanghi contro i canguri, il verricello. Magari il verricello serve a tirarti fuori dalla merda, perché quando c'è la macchina che non funziona, almeno ti tiri fuori. O magari per aiutare qualcuno, ma va a sapere, dai, va. In ogni caso, dai, abbiamo fatto l'appuntamento e il 25 porto la macchina. Non metto la marmitta, quella in acciaio. No, ne metto una standard che mi durerà più di questa, ma non è, come si chiama? Non è tutto oro ciò che luccica. Bisogna prenderla positiva, ma che devi fare, dai. E quindi adesso vado a mettere la torta nel frigo. E dopodiché, considerando il tempo, prendo la Vespa, anche perché tra un po' la marmitta mi si stacca il blocco qua. E allora è meglio che la poso la Watts. Hai capito perché conviene usarla? Perché almeno così ti vengono fuori già subito tutte le magagne. Una volta che l'hai sistemato, cazzo, hai una macchina doc. Hai capito? Una volta che l'hai sistemata tutta, si rompe un pezzo, lo sistemi, si rompe un altro, lo sistemi, si rompe un altro. Hai una macchina a tutti gli effetti che funziona. Però se tu la paghi questa macchina 25.000 euro, prima che l'hai pagato, prima che hai sistemato tutta la macchina, ti viene a costare quanto? 40.000? Tra le manodopere che vengono usate, l'olio che devi cambiare ogni tot chilometri, ma dai, ma non ti passa più. Qui la manutenzione è una cosa all'ordine del giorno. La manutenzione su questa macchina è all'ordine del giorno. Ancora uno? No, basta. La manutenzione è all'ordine del giorno. Non è che tu compri una macchina che la macchina è al tuo servizio, la prendi, la usi. No! Tu sei al servizio della macchina. Devi sempre pensarci. Ah già, devo fare questo. Ah già, ci sono da chiudere i bulloni. Ah già, da cambiare l'olio. Fuck, l'olio del gear. Di nuovo come si chiama? Le ridotte sono dure. Ingranaggio, ingrassaggio. Fuck it. Ah boh, dai. Cassetto, non gli potrei mettere un pezzo di scotch e tenerlo chiuso con lo scotch, ma se io gli metto lo scotch, dopo lo vedo che è chiuso e non ci penso. Invece così lo lascio aperto e mi dico fuck, devo farlo. Adesso mercoledì la porto per fare questo e un paio di altri lavori, tipo le candele anche. E adesso tu dimmi in quale fucking macchina si rompe sto cazzo di cassetto, la maniglietta del cassetto, il pulsantino. Dimmi in quale macchina si rompe il pulsantino del cassetto. Ma solo nella solo nella UAS si può rompere un cassettino di merda. Solo nella UAS si può rompere. Ma in quale altra macchina si rompe? Ma io non lo so. Cioè, ma neanche il pulsantino ha durato. Eppure quante volte lo apri, lo chiudi, no? Sì, è vero, tengo dentro il coso del gas e quindi ogni volta che vado a fare il gas, apro il cassetto e dopodiché lo chiudo. Ma non è che devo pensare.
a quante volte apro e chiudo il cassetto, perché se no mi vuol dire che anche questi qua, i parasole, devo fare attenzione a contare quante volte li abbasso e li alzo, perché può essere che mi rimangano in mano. Hai capito come siamo messi? Oh, signore.